Ciao a tutti amici interisti, come va? Bene, 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 alla grande, grazie. Siamo in pieno clima mercato, in pieno clima mondiale e nonostante io vi voglio parlare, vi devo parlare di Inter, vi devo assolutamente parlare per primo della trattativa riguardante il presunto affare del secolo. Sì, sto parlando di lui, Cristiano Ronaldo. Allora, per come la penso io, Cristiano Ronaldo è il migliore di tutti e andando alla Juve, per me, crolla un mito. Perché la Juve è una società potente, è così potente che ha il potere di far diventare l'oro in merda. Tuttavia, io credo che tutto è iniziato da una semplice voce creata dalla Juve allo scopo di giustificare il caro abbonamenti. Come sapete, come molti di voi sanno, l'abbonamento alla curva della Juve costa credo 590 euro se non sbaglio, e c'è stata un'iniziale ribellione dei tifosi. E a sto punto credo, la mia idea, la mia personale opinione, come dice Mourinho, è che tramite Tutto Sport la Juve abbia fatto circolare questa voce di un interessamento, di un sondaggio per Cristiano Ronaldo, in seguito anche alle dichiarazioni che lui stesso fece al termine della finale di Champions in cui vinse. Facendo girare queste voci, subito in Spagna hanno drizzato le orecchie. E questo continuo scambio di informazioni ha fatto sì che se ne parlasse finché sembra sia diventata una vera trattativa, comunque argomento da trasmissioni televisive. Io penso che comunque vada a finire, la Juve ha vinto, perché si tratta di una perfetta strategia di marketing che facendo sì che Ronaldo andasse alla Juve, la Juve ci guadagna da un punto di vista tecnico oltre che economico con il marketing delle magliette, gli abbonamenti, il boom abbonamenti e tutti. Cioè non si vede tutti i giorni, era da anni che non si vedevano fenomeni nel campionato italiano. Arriva il numero uno, quindi fatevi due conti. E nel secondo caso, dal momento in cui non dovesse arrivare, comunque la voce si è sparsa, la Juve crescerebbe di appeal e sicuramente tutti i giocatori, i grandi giocatori, quando si troveranno nella situazione di dover scegliere se andare o meno alla Juve, accetterebbero ad occhi chiusi, perché dicono: cazzo, ha trattato Cristiano Ronaldo, ha trattato il migliore di tutti, se mi sta cercando è perché comunque è una grossa squadra, una grossa società. Quindi per me in ogni caso ha vinto. Per quanto riguarda l'Inter, abbiamo fatto una grande campagna per una campagna di uscite, Ausilio, bisogna fargli complimenti, bisogna togliere il cappello veramente e magari rimangiarci anche quello che tutti abbiamo detto su di lui in questi anni, quando aveva le mani più legate. Ha creato plusvalenze senza cedere i big, con un diritto di recompra per i giovani comunque più bravi, diciamo, mettiamola così. In più, oltre ad aver bloccato Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah, questi ultimi due a parametro zero, ha fatto il colpo che dovevamo fare l'anno scorso, regalando a noi e a Spalletti Nainggolan, che c'è bisogno di spiegazioni. Abbiamo preso Politano, un giovane italiano ambidestro, un buon giocatore. Non credo che ci faccia fare il salto di qualità, ma comunque un buon giocatore. E soprattutto ci sono altri, il mercato non è ancora finito, probabilmente qualche uscita ci sarà,
ma siamo arrivati a un punto che io non ho più paura di perdere nessuno, perché tanto mi sono rafforzato, perché penso che la società sia così forte da non farsi scappare nessuno, o dal momento in cui scappa qualcuno, viene ceduto qualcuno, sarà sicuramente rimpiazzato a dovere, quindi non ho proprio paura. E niente, volevo parlarvi di queste due cose per oggi, ok? Va bene, se vi piace il mio video condividete e fatelo girare, ok? Amala e difendila, sempre. A proposito, siamo anche su Instagram, ci conto, eh? Seguiteci in tanti. Ciao ciao!